Ragazzi, prima che il video cominci, come consuetudine, oltre al solito like da lasciare, vi chiedo anche di consigliarmi nei commenti altre sfide di questo genere che vorreste vedere e magari, perché no, sempre sotto i CT, se perdo con la penitenza. Diciamo un po' inventiamocelo così. Fatemi sapere come vorreste vederla qua sotto nei commenti e godetevi il video. Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati ragazzi con un nuovo video sfida, diciamo, in cui andremo a giocare un tutti contro tutti e aumenteremo la sensibilità da 1 a 14 ogni kill che farò. Quindi diciamo che le difficoltà sono diverse dal fatto che comunque dovrò giocare con delle sensibilità oscene tipo questa che è la 1 che è Dio bono si è fermi, al fatto che secondo me è anche più fastidioso di doversi sempre fermare a cambiare la sensibilità. Quella è una cosa che davvero a me, madonna mia, che lento. A me era fastidio il fatto di dovermi fermare ogni 3x2 a cambiare. Questo è un problema perché adesso c'era uno da una parte, uno dall'altra, mi giro a mezzo all'ora. Fanculo col pompa. Col pompa, poteva avere tutte le armi, lo ammazzavo, aveva il pompa. Ok, diciamo che le sensibilità basse sono le più complicate, anche se con la 14 sclererò abbastanza. Ok, prima kill fatta, il problema è che vedete, ci si mette un quarto d'ora sempre a fare 2, 2, perfetto. Già un po' più alta, ma comunque è sempre poco, diciamo 2 di sensibilità è ridicolo, non lo userei mai, guarda quello. Ok, ancora morto. 3, 3, ok, poi l'aumento insieme in modo comunque da avere anche un po' di equilibrio. Dai, sta andando bene, per ora Dio bono, tipo adesso. 4-4 e lo ammazzo. Che culo, raga, che culo. Ok, adesso siamo nella nostra zona di competenza, quindi sensibilità. No, perché ho continuato la ricarica, brutto deficiente. Ok, che culo. Perfetto, sta andando molto meglio del previsto con un 5-1, 5 kills di fila addirittura. Adesso comunque siamo nella zona quella buona. La mia zona, diciamo, 7-7, quindi la sensibilità quella normale, oserei dire. Poi non ho neanche le streak, quindi non ho neanche il coso, mi dissi mai killato con le streak e cose simili, e vaffanculo, ma è proprio nato, ma è nato dietro. Madonna che fastidio ste morti sceme. Ma allora, il tipo è rimasto là, tanto adesso cerchiamo di sfruttare l'UAV finché ce lo abbiamo. Il tipo, oddio! L'ho turnato, non so neanche io come, fammi scappare, vabbè. Ok, tutto bene. No, mi ha fatto rinascere dall'altra parte della mappa, che fastidio, raga. Adesso devo farmela tutta perché quello è il mio spot su A, che io gioco là. E non ci sono sema che tengono. C'è anche da dire che la sensibilità quando inizia a diventare troppo alta inizio a smirare. Che almeno con la sensibilità 1 è lenta, ma una volta che agganci il nemico lo fai fuori. Invece con queste sensibilità qua rischio davvero di agganciare il nemico e poi iniziare a sparare a fargli il contorno. Iniziamo già adesso, non oso immaginare quando saremo tipo a 14. Che già 9, raga, io su COD sono sempre uno che gioca con sensibilità basse. Pensate anche su Black Ops 2 che comunque col cecchino me la cavavo abbastanza bene. Usavo 5 comunque di sensibilità, non sono mai stato uno dalle sensibilità folli. E si vede. Colpo di tosse tattico, lì ce n'è uno. Che mammazza, ce n'è. Ma quello lì era vivo, scusami. Cioè io lo guardavo, no? Dall'alto ed ero convinto fosse morto perché lui non mi sparava, allora non gli sparavo neanch'io, per correttezza. Ok, quello che mi dà un po' fastidio di questa cazzo di sfida, cos'è? Madonna che fastidio, ok. È che si perde tempo di gioco, su TCT soprattutto dove lo spawning è importantissimo, cioè ammazzare il nemico e riprenderlo subito appena rinasce per farsi le 2 kill assicurate, far così è una perdita di tempo non da poco, perché magari anche quel mezzo secondo, cioè per quelli che magari si intendono un po' di TCT, adesso non so se tra di voi c'è qualcuno a cui piace giocare molto, che ci gioca tanto così, comunque io su sto gioco ci ho giocato davvero un bel po' e posso dirvi che anche 2 secondi ti possono cambiare 3 kills. Oh, oddio. 2 secondi ti possono cambiare 3 kills. Cioè, se io adesso questo qua magari mi rinasceva qua dietro, io morivo. Cioè, non so, molte volte su TCT, soprattutto su sta mappa con questo spot qua dentro, madonna. Con questo spawn qua dentro, spessissimo c'è il fatto che ti nasca vicino. No, non posso, fanculo. Fanculo davvero, raga. Cazzo, che fastidio. Mi veniva da spararli, poi mi sono trattenuto fortunatamente. Ho detto no, non posso. Però occhio che al pompa. Che culo la sensibilità 14 togliersela così. E adesso torniamo indietro. Direi di far così, di non riniziare da 1, di tornare indietro e via così. Fino a che arriviamo, ovviamente, di nuovo a 1 e poi si rinizia a 2. Cioè, facciamo su e giù praticamente. Tanto più o meno quando arrivo a 1 ha finito, quindi. Se vinco, eh. Se vinco.
Dai, Dio buono, c'ho l'UAV e nascono tutti dall'altra parte della mappa. E quando mi nasce dietro. Dove cazzo è? Mamma mia, no, non è vero. Proprio completamente dall'altra. Adesso ovviamente l'UAV va via. Ok, raga, la cosa sta iniziando a diventare abbastanza fastidiosa, oserei dire. Adesso questo qua lo uccido. Questo qua lo vorrei uccidere. C'è l'altro. Dai calpompa, dai calpompa, dai calpompa. Ok, che culo, che culo, che culo che va al pompa e che doveva ricaricare e che aveva una mitraglietta. Calma, adesso un secondo, fammi riprendere fiato che sinceramente sta cosa mi ha upsettato abbastanza. Ok. Poi raga, io sono uno davvero... ma vaffanculo, dai, ste cose no, ste cose no. La granata random across the universo. E Dio buono, ovviamente mi arriva in faccia. Ma che cazzo fai qua? Ok, va bene, perfetto, ci siamo. 9-9. Dai, pian pianino, ragazzi, stiamo 18-13. Stiamo comunque abbastanza dominando la partita. Cazzo, il cecchino, via. Io adesso direi di fare tutto il giro e uscire lì da davanti sperando non mi arrivino da destra. Ok, perfetto. Occhio che rinasce dentro. Beh, facciamo un rischio. Rinasce qualcuno? No. Cazzo, sono arrivato al punto dove 8 mi sembra una sensibilità bassa. Fammi rubare un PPS a cada per terra che sinceramente sto non ho voglia di ricaricare. Ok, ci teniamo questo, ora 7-7. Raga, stiamo dominando, non me lo sarei aspettato sinceramente. Ci sta andando davvero di lusso, stiamo anche facendo 28, che è comunque un risultato discretamente buono. Ok, non c'è un'anima. Ora, con molta calma, la partita sta durando un'eternità, cazzo. Siamo a 4 minuti, di solito io in 5 minuti le TCT li chiudo e mi mancano ancora 10 kills. Cioè, vi rendete conto che rischio di... No, dai, non... a 30 ci arrivo. Certo, se magari spawnano, diciamo, mi aiuterebbe il fatto. Non c'è nessuno, raga. Stai là. Giro largo che magari al pompa. Mori. 6-6. Ma stannato lui. Madonna, che forte è sto cazzo di mirino per il PPSH. Ma stupito. Dov'è? Lì ce n'è uno che corre via. Lì ce n'era uno. Qua no, ho avuto un'allucinazione io. Speriamoci un pompino. Ah! Ma che cazzo c'è, raga? L'esclamazione A era per... Cioè, volevo dire, tipo come quando dici un check-in. Ma madonna, che morte di merda e fastidiosa, oh. Che cazzo questo qua che faceva avanti Andrio, insopportabili, che quelli che fanno così. Raga, ho fatto una kill nell'ultimo minuto. Sta abbastanza andando a puttane, una partita che comunque stava venendo fuori bene. Non... E basta, Dio buono! Mi sto iniziando a incazzare adesso. Cioè, al di fuori della sensibilità, non trovo un nemico e quando lo trovo... Mamma mia, se mi ammazzava col pompa questo era davvero la volta buona che io impazzivo. Mamma mia, come giocano questi? Ma vaffanculo, avevo appena guardato, raga. Vi posso giurare, sta partita mi sta seriamente facendo imbufalire. Imbufalire mi sta facendo sta partita. E calcolate che, come vi ho detto, non è neanche tanto il fatto della sensibilità, perché comunque non è che mi sembra di essere morto tante volte in uno contro uno. Dio buono. Sto zitto. In uno contro uno così. Quindi non era neanche tanto la sensibilità che mi fotte. Ma che cavolo. Delle morti così stupide. Poi i nemici che non si trovano arrivi da dietro e ti ammazzano. Ah, con calma, raga. E che questo è tutto. Tutte ste morti. Madonna. Tutte ste morti che sto facendo sono tutte causa dei tempi di gioco. Come vi dicevo. Sì, anche visuale invertita. Raga, sto facendo un casino. Raga, Mattio. È tutta colpa dei tempi di gioco, no? Che io perdo tempi di gioco a cambiare. E quindi perdo anche un po' gli spawn e così, mamma mia. Uno, dai, 5 kills mi mancano. Abbiamo 1 minuto e 47, non le facciamo, eh. Non le facciamo. Beh, 4, 2, torniamo, sempre più lenti. 4 kills, dai, 2 minuti, 4 kills, sì. No, col pompa, figuriamoci. Poi non solo col pompa, dai, godo che mi sei rinato davanti. 3, dai, adesso in teoria, raga, dovrebbe diventare un attimo più facile. Che stiamo tornando verso le nostre sensibilità. Ci stiamo quasi anche portando a casa il 2 di ratio, che sarebbe davvero... Da cosa sono morto? Non dirmi che era una... Mamma mia, la bouncing Betty. Dai che voglio il 2 di ratio. Dai, raga, 2 kills, cazzo. 2 kills e ci portiamo pure a casa il 2 di ratio, che è oro... Ma che schifo. Che è oro colato. Ecco, madonna che preciso, raga. E finisco con 5, che è la mia sensibilità, così quando finisco il video non devo neanche ricambiare. Perfetto. Ok, ne manca uno. Dai, 2 di ratio, portarselo a casa è buonissimo. Yeah. 30-15. Poteva andare peggio, poteva andare anche meglio, ma guardiamo il lato positivo. Abbiamo fatto 30-15 con 2 di ratio, comunque è andata.
È andata perché è più difficile di quel che sembri, raga. Veder giocare magari non si nota la differenza, ma doversi abituare ogni volta non è facile. Io, raga, spero davvero tanto che il video possa esservi piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel pollicione verso l'alto, un commento. Se ancora non lo siete, iscrivetevi al mio canale, consigliatemi altre sfide da fare nei commenti. Ragazzi, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Per oggi davvero è tutto e bella...